delle due formazioni, la formazione del Panathinaikos dovrà cercare di non rischiare più di tanto in difesa, dovrà cercare di mettere a segno il colpo del KO, la Sampdoria dovrà badare soprattutto a non concedere eccessivi spazi, eccessive opportunità alla formazione avversaria, come del resto ha fatto finora in questa gara. Mentre rivedete l'azione di Lanna, è un'azione che tutto sommato appare immune da pecche, immune da colpe, anche se c'è da dire che è stato decisamente fortunato trovandosi il pallone tra le gambe, e siamo in grado di dire soprattutto grazie al replay. Siamo vicini al 36esimo minuto del secondo tempo con il rilancio di Pagliuca. Lombardo è preso con Calazzis, ancora Calazzis, Vialli, Sereso, non ce l'ha fatta Sereso a servire Catania, l'intervento poi di Mannini, palla sparacchiata in qualche modo, Donis di testa, e poi c'è il ritorno di Pari e il retropassaggio su Pagliuca, mentre era in posizione favorevole per sfruttare un eventuale errore della difesa blu cerchiata, il solito Saravakos in costante agguato. Ecco il rilancio ancora di Pagliuca, si è reso che stoppa, lo attacca Maragos, alla meglio nel tackle il giocatore greco, la palla per Donis, prova ad affrontarlo Lanna, si inserisce ancora Maragos, Donis termina a terra e vediamo che cosa decide il direttore di gara. Questo ovviamente è un episodio che farà sicuramente discutere, anche la situazione del campo con questa coltre di neve non ci permette di capire esattamente l'accaduto, sembra comunque di poter dire che era perlomeno sulla linea l'impatto tra Lanna e il giocatore greco. L'arbitro comunque, che è appostato in posizione migliore rispetto a noi e che vede le linee molto meglio di quanto non le vediamo noi, assegna questo calcio di punizione dal limite alla formazione greca quando siamo al 38esimo minuto. Episodio dunque che avremmo voluto rivedere, mentre vediamo Saravakos che sta per battere questo calcio di punizione, comunque una situazione di brivido, di pericolo, va al tiro, ribatte il muro blu cerchiato e tra qualche istante rivedremo la rimessa in gioco con le mani. Midi, la perla nera Kenwood. Ed ecco la rimessa in gioco che sta per essere effettuata, effettuata da Saravakos, poi Mannini mette in calcio d'angolo, momento sicuramente non facilissimo per la Sampdoria in questo finale di gara, una Sampdoria che ha rischiato poco o nulla, ovviamente deve pur concedere qualcosa all'avversario che era a beneficio di questo terzo calcio d'angolo. La battuta di Saravakos passa direttamente oltre la linea di fondo. Dunque dicevo che avremmo voluto rivedere quell'episodio che ha coinvolto Maragos e Lanna, l'arbitro comunque che era appostato in posizione favorevolissima ha deciso di accordare un calcio di punizione dal limite, sempre 0-0 il risultato quando mancano 6 minuti al termine. Ecco, vediamo l'azione, anzi è Donis se non Maragos, e forse la prima ostruzione di Lanna inizia un mezzo metro fuori dall'area di rigore. Djerkovedor in anticipo su Saravakos, Apostolakis, ancora Saravakos, ancora Apostolakis, buono il disimpegno di Djerkovic, poi Vialli, è bravissimo Vialli, bisogna dirlo. Palla per Lombardo, intervento falloso di Apostolakis, il calcio di punizione è a favore della Sampdoria. Sempre vicinissimo comunque all'azione il direttore di gara, il signor Uber Forstinger, e per questo motivo è giusto elogiarlo, non ha avuto comunque eccessive difficoltà nel dirigere una gara sostanzialmente corretta, mentre vediamo che proprio sulla linea di metà campo Lanna va a battere questo calcio di punizione cercando la testa di Katanes, trovando invece quella di Christodoulou, palla in alto, rimessa in gioco per il Panathinaikos con Calazzis, arriva Pari, ha cercato un controrilancio per mettere in movimento Lombardo, ed è ancora Vancic che recupera la palla,
ormai è una consuetudine quella delle squadre di raccogliersi nella zona mediana del campo attendendo i lunghi rilanci dei rispettivi portieri. Manca l'intervento di testa Bonetti, ma non c'è nessun giocatore greco in posizione ideale e ottimale per essere sul pallone. E dal rilancio di Vancic passeremo sicuramente ora al rilancio di Pagliuca. Serata freddissima, come ho detto precedentemente, la temperatura nel giro di 2 settimane, cioè dalla partita quella che vedeva protagonista il Torino con l'AEK, è scesa di qualcosa come 20 gradi. Ivano Bonetti, mentre prova a farsi vedere sulla sinistra un Vialli, Maidomo, insiste nella sua azione, lo mette giù Kalitzakis, l'arbitro giustamente concede il calcio di punizione. Vialli era stato bravo ad anticiparlo, tra qualche istante vedremo questo calcio di punizione per i blu cerchiati. Sean Penn, Robert Duvall, Colors, colori di guerra, giovedì alle 20:30 su Italia 1. Sono 41 i minuti di gara nel corso del secondo tempo, sempre 0-0 tra Panathinaikos e Sampdoria, quando Ivano Bonetti sta per battere questo calcio di punizione. Due uomini in barriera, punizione battuta nella zona laddove il portiere Vancic subisce una spinta da parte di Buso, e vedete che l'arbitro è proprio lì pronto ad accordare il calcio di punizione. Vedete che l'arbitro fa segno alla panchina del Panathinaikos affinché si porti soccorso al portiere polacco. C'è da dire che comunque Bonetti non ha calciato nel modo migliore questo calcio di punizione, già che effettuando il tiro nell'area piccola o perlomeno a ridosso della linea di porta si favorisce questo portiere altissimo che finisce sempre per avere il sopravvento sugli attaccanti avversari. Ecco, vedete che viene massaggiato alla nuca Josef Vancic, portiere che è stato prelevato assieme all'attaccante Vaseka 2 anni fa dal Rauk Chorzów. Sembra che tutto sia ok, tutto a posto, si può riprendere il gioco quando mancano 3 minuti al termine di questa sfida di Coppa dei Campioni. Ecco, rivediamo ancora, vedete il calcio di punizione che è sicuramente eccessivamente sotto misura laddove il portiere può uscire in presa, vedete, ma c'è lo scontro, è proprio una violenta capocciata quella che gli ha rifilato Buso, senza conseguenze per il blu cerchiato, con qualche piccola conseguenza per il portiere polacco. Ecco ancora una volta il lungo rilancio, Mannini, Saravakos, c'è un colpo di testa di Pari, poi Francesco sprova il dribbling a danni di Sereso, ancora Pari, poi Catanez, palla che è stata messa in fallo laterale. Ovviamente la Sampdoria deve stare molto attenta a non concedere più di tanto a questo finale della formazione del Panathinaikos. Christodoulou, Cellan, ancora una volta la palla in out, vediamo che la rimessa in gioco dovrebbe essere a beneficio dei blu cerchiati. Il tocco ultimo è stato dello stesso Christodoulou, mentre probabilmente Pari ha tentato di richiamare l'attenzione dell'arbitro per un UFO, cioè un oggetto non identificato che era piovuto sul terreno di gioco, non identificato da noi ovviamente da questa posizione. Mentre vediamo Lombardo, parte il contrattacco della Sampdoria, ancora Lombardo, prova l'accelerazione, vediamo se ce la fa, è comunque in vantaggio, però la palla finisce in fallo laterale, era in una posizione quasi ideale per tentare l'affondo. Mentre vediamo Bonetti, prova il cross, Vialli, la palla lo sorvola, c'è stata comunque una deviazione, Maragossa attaccato ancora da Vialli, grande azione, anzi non era Vialli, non era Buso, era Vialli che se ne va sulla destra per tentare il cross, c'è il cross ed è ancora calcio d'angolo, è una Sampdoria che risponde per le rime all'attacco dei giocatori greci, una Sampdoria che beneficia del quinto calcio d'angolo contro 3 battuti da quelli del Panathinaikos, quando scocca in questo momento il 45esimo della ripresa. Ovviamente ci sarà qualcosa da recuperare. Ecco il calcio d'angolo che viene battuto da Vialli, palla che si impenna, stacca molto bene Mannini, si è trovato in anticipo sul pallone. Ed ora c'è il rilancio del Panathinaikos, Pari, Catanez, e l'arbitro decide di chiudere questa partita, risultato di 0-0, una partita ovviamente che è stata condizionata dal terreno di gioco.
Una partita che ha visto una Sampdoria sicuramente più in palla del Panathinaikos, un Panathinaikos che ha creato qualche fastidio ai blu cerchiati soltanto nei minuti finali, quando soprattutto c'è stato l'episodio relativo al 38esimo minuto per quella spallata di Lanna ai danni di Donis, una spallata su cui i giocatori in maglia verde potranno recriminare. Comunque esce appagata dal terreno di gioco la Sampdoria, una Sampdoria che ha conquistato questo suo terzo punto in Coppa dei Campioni. 0-0, ribadisco il risultato, non andate via perché tra poco ci risentiremo per i commenti finali.